diagnosi psichiatriche in tribunale, quanto valgono? Hanno una loro validità? E soprattutto, hanno avuto una loro validità nel processo Amber Heard e Johnny Depp? Per caso tu hai visto il processo Amber Heard Johnny Depp? L'hai visto? Io non l'ho visto, ho visto soltanto lo speciale che c'è in questi giorni su Netflix. Che tu l'abbia visto o meno, continua a seguirmi perché ciò che sto per raccontarti vale un po' per tutti i processi nei quali viene chiamato un esperto, psicologo o psichiatra a fare una valutazione della personalità del soggetto e dell'imputato. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, e benvenuti o bentornati nella nostra rubrica di Pop Psicologia, dove andiamo a prendere degli elementi della cultura pop come spunto per parlare della nostra amata psicologia. E oggi parliamo di una questione molto delicata, che è la questione della diagnosi e della perizia in tribunale. Come probabilmente ognuno di noi ha immaginato oppure ha sentito all'interno di qualche film americano, le diagnosi per capire la personalità di un individuo, soprattutto per cercare di capire se è stato o meno in grado di intendere di volere durante l'atto criminoso, sono all'ordine del giorno. In particolare qui in Italia abbiamo varie figure, abbiamo appunto chi si occupa il CTU, il perito di parte, chi si occupa invece dell'altra parte, insomma, e nel processo Amber Heard, Johnny Depp, nei quali c'erano in mezzo milioni e milioni di dollari, hanno chiamato a testimoniare un sacco di persone e in particolare, per quello che ho visto io, tre professionisti della salute mentale. E insieme a te oggi voglio discutere delle diagnosi e delle chiacchiere che si sono fatte proprio in tribunale, perché nessuna delle tre perizie, mettiamola così, sembra avere una reale consistenza, anche perché ognuna dice il contrario dell'altra. E oggi voglio spiegarti perché una dice il contrario dell'altra e magari fare una sintesi alla fine di questo video per parlarti meglio di che cosa significa fare il perito di parte e creare, diciamo così, una diagnosi, diciamo così, un profilo di una persona, soprattutto se quella persona non l'abbiamo mai visitata dal vivo. Allora, in caso non l'aveste seguito, partiamo dall'antefatto. Un giorno Amber Heard e Johnny Depp stanno insieme, una coppia felice che si conosce, se non sbaglio, sul set di un film, lei molto più giovane, lui ricco e famoso, si mettono insieme ed iniziano i primi scaramucce, i primi schiamazzi, al punto tale che a un certo punto si lasciano e lei inizia a dichiarare sui giornali che Johnny Depp la picchiava ed entra a far parte un po' del movimento Me Too, spezzando così l'opinione pubblica. Ecco un altro mascalzone famoso che, come tanti altri in questo periodo, si avvale del proprio potere per sottomettere le altre persone e bla 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 bla, e così rientra, diciamo, l'attenzione mediatica non solo perché si tratta di Johnny Depp, ma soprattutto perché si tratta di un processo dedicato al Me Too. Anche se le due diagnosi contrastanti di cui voglio parlarti non sono quelle di cui sto per parlarti, è importante che io metta in risalto la figura di questo psichiatra, il dottor Spiegel, che tra l'altro è anche famoso in America, il quale come psichiatra viene chiamato a testimoniare in favore di Amber Heard. E in particolare, io ho visto solo un pezzettino, all'interno del quale questo psichiatra si difende dagli attacchi, diciamo così, di uno dei difensori di Johnny Depp. Ora, devi sapere che questa cosa qui nel film, o meglio nella serie TV, non c'è. L'ho trovata successivamente cercando proprio malattia mentale, Johnny Depp, Amber Heard, e ho trovato questo sketch divertentissimo, o diciamo così, ai limiti del paranormale, all'interno del quale questo psichiatra è lì seduto e l'avvocato, o credo uno degli avvocati difensori di Depp, inizia a dirgli: lei ha dato dell'idiota al signor Depp? E lui dice: ma non mi sembra, probabilmente lei sta decontestualizzando una delle molte cose che ho detto. E l'avvocato risponde: sì, ma è solito dare dell'idiota ai suoi pazienti. E il mio collega risponde: no, non sono solito dare dell'idiota ai miei pazienti. E allora perché ha dato dell'idiota al signor Depp? No, ma guardi, io sarà stato decontestualizzato. Insomma, inizia a arrampicarsi sugli specchi. E la cosa più interessante è quando gli dice: a me pare che lei però abbia fatto una diagnosi nei confronti del signor Depp semplicemente ascoltando o leggendo delle cose senza mai vederlo, è così? E lui dice: no, non propriamente. Allora l'avvocato lo blocca e gli dice: bene, allora mi dica una cosa,
Vuole affermare per piacere che lei non ha fatto alcuna diagnosi al signor Depp durante questo dibattimento? E lo psichiatra, arrampicandosi sugli specchi, dice: no, però se proprio devo dire una cosa, bere, l'alcolismo è diagnosticabile, così come sono diagnosticabili i tratti di narcisismo. Ovviamente l'avvocato aveva ragione, se noi non vediamo una persona non possiamo fare una diagnosi e soprattutto se non facciamo dei test a questa persona non possiamo fare una diagnosi che può essere portata in dibattimento, ma non solo. A un certo punto si vede che il tizio, lo psichiatra, scrive o dichiara che Johnny Depp ha un decadimento cognitivo, il che significa che le sue funzioni di memoria, attenzione, percezione sono in un qualche modo debilitati. Allora gli dice: bene, lei ha detto che Johnny Depp ha un decadimento cognitivo. E il tizio risponde: sì, l'ho detto, perché effettivamente da ciò che viene detto, eccetera. Sì, però questa non è una diagnosi. Ora, devi sapere che io da anni faccio perizie per il decadimento cognitivo per aiutare vari notai della zona e ti posso assicurare che la mia parola non basta. Il notaio vuole che io faccia fare diversi test ai miei pazienti o ai miei assistiti affinché possa un giorno, eventualmente se qualcuno voglia impugnare, diciamo così, un atto di proprietà firmato a 90 anni, che lo voglia impugnare, che abbia, diciamo così, carta canta, cioè dei numeri che dichiarino che quella persona, anche se ha 90 anni, non ha un decadimento cognitivo significativo tanto da non poter firmare il documento. E quindi terza mazzata che si piglia questo psichiatra, e devi sapere che alla fine la mazzata più grossa lo psichiatra la prenderà dalla American Psychiatric Association, che sembra averlo redarguito proprio perché ha fatto diagnosi senza aver fatto test e senza aver parlato con il paziente, in questo caso Johnny Depp. Però l'aspetto più divertente l'ho voluto tenere per la fine, quindi se hai avuto la pazienza di seguirmi fino a qui, complimenti. Che cosa succede? Che a un certo punto si scontrano due mie colleghe che cercano di dare un aspetto di personalità a Amber Heard, però entrambe l'hanno vista, l'hanno visitata, al contrario dello psichiatra. Beh, la prima, che diciamo è a favore di Johnny Depp, la prima che appare nel video di Netflix, inizia a raccontare che la personalità, o meglio la struttura di personalità di Amber Heard, si raffigura, rientra pienamente all'interno di quelli che vengono chiamati disturbi borderline o disturbi di personalità. Cosa sono i disturbi di personalità? Proverò a dirtelo nel modo più semplice possibile, per cui se sei un mio collega, attappati le orecchie perché cercherò di estremizzare con estrema semplicità ciò che sto per dire. In modo super semplificato possiamo affermare che la psicopatologia, le malattie mentali, vanno da due estremi. In un estremo abbiamo le nevrosi, che sono problematiche che tutti quanti possiamo avere nell'arco della vita, perché sono molto comuni, come ad esempio l'ansia, le paure, eccetera, eccetera. Diciamo che tutte le persone rientrano all'interno delle nevrosi, questa differenziazione creata da Freud, e dall'altra parte abbiamo le psicosi, invece patologie molto più gravi, all'interno delle quali si perde, diciamo così, il senso di realtà. Mentre i primi, tra virgolette, sono ancora, diciamo così, ci stanno dentro, i secondi sono fuori come un balcone, per usare un'estremizzazione. Ora, fuori come un balcone non significa che una persona è completamente matta, significa che può avere degli stati nei quali ha dei problemi, potrebbe avere allucinazioni, paranoie e cose del genere. Mi piace sottolineare che nessuna di queste due è più pericolosa dell'altra a livello di violenza, anche perché la psicopatologia non è correlata con la violenza e con i crimini, al contrario di quanto immaginano la maggior parte delle persone. Voglio dire che non esistono persone che hanno problemi psichiatrici che possono fare violenza o fare crimini? Assolutamente no. Sì, ci sono anche questi casi, ma sono una percentuale risibile rispetto al resto dei crimini che vengono perpetrati durante l'anno, perlomeno in America. Il disturbo di personalità si trova un po' al centro tra la nevrosi e la psicosi. Diciamo così che non è né una persona, diciamo così, con tratti caratteristici che potrebbe essere disregolata da un evento della vita, come potrebbe accadere ad una persona che conosci molto equilibrata, alla quale succedono varie sfighe e inizia magari a sentirsi un po' più triste, e non è neanche una persona che, diciamo, tra virgolette, è un po' predisposta, ma è in una via di mezzo. E in questa via di mezzo rientrano comportamenti come disregolazione delle emozioni, utilizzo della rabbia indiscriminata, non per fare del male di solito, ma per sfogarsi, per urlare. Avere a che fare con queste persone è un po' come camminare sulle uova
o come essere un elefante all'interno di una cristalleria. Come ci muoviamo, queste persone iperreagiscono ai nostri comportamenti. Questa è la prima diagnosi che danno ad Amber Heard. Invece chi difende Amber Heard dice qualcosa di molto particolare. Racconta che la ragazza è stata più volte traumatizzata quando era bambina. Non entra nello specifico, ma racconta che ha subito diversi traumi proprio in età infantile e che il suo atteggiamento, invece che essere un disturbo di personalità, potrebbe essere invece l'effetto di un PTSD, cioè di un disturbo post-traumatico da stress, che può essere dato sia dallo stress prodotto quando era bambina, ma soprattutto in linea con i classici esempi di violenza domestica che lei solitamente sente nel suo studio. Ora, dov'è che questa faccenda fa cortocircuito? Te lo dico io. Solitamente in molti miei colleghi sono convinti che i disturbi di personalità, quelli che stanno nel mezzo e che vengono usati per accusare Amber Heard di avere dei problemi molto gravi, solitamente possono avere un'eziopatogenesi di tipo traumatico. In altre parole, per arrivare qua nel centro, tra nevrosi e psicosi, a volte non deriva da, non so, una genetica, ma deriva da un insieme di traumi subiti nella vita. In altre parole, è un po' come se stessero dicendo tutte e due la stessa cosa. La prima dice Amber Heard ha un disturbo di personalità. La seconda dice, secondo me, ha un PTSD, che è dato dalle violenze di Johnny Depp, ma è dato anche dalle violenze che ha subito quando era bambina. Ma se una persona subisce violenze quando è bambina, potrebbe diventare borderline. Non so se mi spiego. È un po' come se stessero dicendo entrambe la stessa cosa, solo che dal punto di vista della prima, il disturbo di personalità è ciò che fa comportare male Amber Heard, mentre per la seconda il PTSD, cioè il problema della traumatizzazione, è ciò che fa comportare male Amber Heard. La prima gli dà la responsabilità, la seconda cerca di toglierla, dando la responsabilità però a chi? Beh, un po' a Johnny Depp, perché dice rientra nei classici esempi di violenza domestica, e invece nel secondo caso, diciamo così, un po', cioè il primo trauma invece dà la colpa alla famiglia di Amber Heard. In altre parole, queste diagnosi si rincorrono male durante tutto il processo. Non solo queste due mie colleghe sembrano dire l'una all'opposto dell'altro, ma in realtà parallelamente, cioè andando nella stessa direzione, cioè dicendo la ragazza ha dei problemi, non sappiamo da dove derivino, ma non sappiamo neanche dire con precisione se derivano davvero dalle violenze beccate da Johnny Depp, e dall'altra parte però stanno entrambe dicendo non sappiamo di chi è la responsabilità. Ma parliamoci chiaramente, anche se sapessimo che la responsabilità del PTSD è stata data dalla famiglia, non da Johnny Depp ovviamente, che altrimenti sarebbe colpevole, è stata data dalla famiglia, che differenza ci sarebbe? Che differenza ci sarebbe se questa ragazza ha dei tratti di PTSD riportati ad oggi, cioè da un passato negativo, e quindi comportamenti del tutto simili al disturbo di personalità? Non ci sarebbe alcuna distinzione. Almeno questo è ciò che ci racconterebbe Marsha Linehan, una delle più grandi esperte di disturbo della personalità borderline, la quale ci racconta proprio che una delle eziopatogenesi, cioè da dove deriva la problematica del disturbo borderline, una delle ipotesi è il multitrauma, cioè aver ricevuto molti traumi nella vita ci può portare in questa via di mezzo. Quindi lo so ragazzi, è un video un po' più lungo, leggermente un po' più tecnico, anche se ho cercato di essere il più semplice possibile. Le diagnosi in tribunale sono davvero difficili, così come dovremmo stare attenti alle diagnosi in giro. Sapere che il mio vicino di casa è borderline o schizofrenico non dovrebbe farmi preoccupare più di tanto, perché come ti ho raccontato, la violenza solitamente non correla con le problematiche mentali, e solitamente non dovrei offendere le persone pensando che potrebbero essere, non so, completamente instabili solo perché sappiamo che hanno con sé una diagnosi, anche perché la maggior parte delle persone potrebbe finire, tra virgolette, in uno di questi calderoni in base agli eventi della vita. E posso assicurarti che quando io c'ho, non so, il mal di pancia, non mi dicono, ah, tu sei un mal pancioso.
ok, mi dicono hai mal di pancia. Se una persona passa un momento di depressione, gli dicono che è depresso, e invece non gli dicono stai passando un periodo di depressione. Insomma, dobbiamo stare molto attenti, perché con queste descrizioni di personalità rischiamo di rovinare la vita alle persone, anche se lo diciamo in modo scherzoso. Cambiamo termini. Se una persona è lamentosa, non la chiamare borderline, chiamala lamentosa, chiamala rompipalle. Se una persona è sempre triste, giù e continua a lamentarsi, non dire che è depressa, chiamala tristone, chiamala tristezza, non la chiamare depressa, perché sono etichette molto, molto, molto pericolose. Immagina se a un certo punto fosse arrivato qualcuno a testimoniare che, non so, Johnny Depp viene chiamato lo schizofrenico da tutti i suoi amici. Questa piccola cavolata avrebbe potuto pesare all'interno del processo. Bene, lo so, non è che ti ho dato molte soluzioni o ti ho spiegato per bene delle cose, ma queste sono faccende complicate per le quali per ogni parola che ho detto dovrei fare un video di 2 ore solo per spiegare che cos'è la schizofrenia, che cos'è in realtà la psicosi, che cos'è in realtà la nevrosi, eccetera, eccetera. Ho cercato di dirvi la mia per farvi vedere come queste parole messe un po' al vento lasciano il tempo che trovano, soprattutto all'interno di processi di questo genere. In altri processi invece potrebbe essere molto più importante, un po' come abbiamo visto ad esempio con analizzando dei serial killer nelle puntate precedenti, magari ve lo metto qua da qualche parte. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete che approfondisca una o più parti di questo video lasciate un commento qui sotto, e se siete qui e non vi siete ancora iscritti significa che dovete semplicemente iscrivervi, attivare la campanella, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, io e Rick Dufer abbiamo creato la masterclass Pillole di Psicostoicismo. Se vuoi migliorare la tua vita, uno psicologo ed un filosofo hanno creato dell'ottimo contenuto per te. E se vuoi guardarla gratuitamente, puoi cliccare il link qui in basso.